Ciao ragazzi, bella per tutti, benvenuti nuovamente su Gamescore.it in compagnia del vostro Andrea Rockfort e oggi ci troviamo a fare il video gameplay di Dexter Stardust, o meglio, il gioco completo sarebbe Adventure in Outer Space, ma gli sviluppatori lo citano solamente come Dexter Stardust. Il gioco praticamente è un gioco punta e clicca d'avventura diviso in vari episodi, sviluppato da Dexter Team. È in uscita il prossimo 3 marzo in formato digitale su PC via Steam, dispositivi mobili, quindi iOS o iOS e Android, e Nintendo Switch, dove stiamo facendo la prova. Il gioco lo potrete acquistare al prezzo di 9,99€. Allora, io ve lo dico, con i punta e clicca non sono il top, ok? Per finire Siberia 2 ci ho messo gli anni, ok? Perché non capivo che dovevo fare e non controllavo neanche su internet come dovevo fare, e v'ho detto tutto. Quindi, allora, mi sembra che l'italiano non ci sia come lingua, ok? Quindi mettiamo New Game. Allora, vediamo gli episodi. Allora, l'episodio 0 è Delivery on Venus. L'episodio 1 è Robot from the Planet X. L'episodio 2, ah no, è 2, mi sembra una Z. Mega Problema in the Bodega, anzi in Bodega. Poi c'è episodio 3, Escape from Mars. E l'episodio 4, che è l'ultimo, Hidden Secrets of the Moon. Allora, dato che non so né leggere né scrivere, ve lo dico. Allora, questi mi sembrano un po' troppo lunghi. Io inizierei dal primo, insomma, perché mi dice che la lunghezza è pari a 0, la storia è 0, gli enigmi sono uguali a 0, quindi top, raga. Quindi, are you ready to play episode 1? Sì, 1, ciao, 0, oh yes. Ok, sto già svalvolato, raga, sto sfaciolato. Allora, Dexter Stardust. Taratara. Proprio, ok, ciao Lola Hernan, no. Vabbè, come si chiamava quella? Oh oh. Oh oh. Wow. Ok, è finito. Vabbè, mi piace come introduzione, vai, molto 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 caruccia, molto. Delivery on Venus. Ok, vediamo un po' quello che ci aspetta, vai. Ma posso andare avanti? Ah no, sì, già, ho già schiacciato. Casa del Taco Grande. Ascoltiamo il dialogo. Actually, I've heard there are people that don't like tacos. Come on, Aurora. That's crazy. No, no. It's true. I was listening to this interview and... Oh, man. It's Uncle Jetto. He's probably got a job for us. I'll patch him through. Buenos dias, Dexter and Aurora. Buenos dias, Uncle Jetto. Buenas. What did you have for us today? I own a persona on Venus that ordered a shipment of Dashboard Hula Girls. So I want you guys to head over there as soon as possible. Venus, eh? That's the one with all the water on it, right? Any details? Looks like they live in a pretty inaccessible place, overlooking a cliff. Can we just do an airdrop? No, they paid extra for front door delivery. Shouldn't be too hard, I guess. Perfecto! Just let me know when you're done. I'm working on something big on Ganymede. I'll let you know when I have more details. Sounds good, Uncle Jetto. We'll talk soon! Jetto out! Allora, quindi, da quello che abbiamo capito, dobbiamo dirigerci su Venere e fare questa consegna a sto tizio, che la richiesta non gliela possiamo lanciare, ma dobbiamo portare proprio davanti alla casa. Quindi ecco Venere. Sounds like a pretty straightforward delivery. Vabbè. They should be, but somebody always seems to complicate things. I feel like that was directed at me. Olvidalo. Let me check something out. Che sta fa la tizia? Looks like we're making the delivery up there. Ah, quindi la cosa è questa. Vabbè, easy ragazzi, easy. I think we can just... I've got the merchandise. Let's go. Dexter, wait. There's a path over here. Ma ok. Aurora? Oh, space, not already. Ma mo che ha fatto? No, non mi di. No, vabbè. Cioè, io potevo andare da quella parte e sto tizio va da quest'altra. Vogliamo iniziare già a sbroccare? Vogliamo testare già la mia pazienza con i punta e clicca? Vediamo. Ok, giustamente lei va là, non mi può aiutare e io mi devo fare sta scarpinata, chissà dove devo andare. Thanks. I know you really well. You'll figure something out. See you soon.
Va bene. Well, let's figure this out. Ok. Allora, quindi queste qua sono il muro, non ci posso fare niente. Allora, prendete quella X, raccolgo la Y, faccio qualcosa. Quindi è troppo coso. Con la A guardo e con la B parlo. Ok, quindi vediamo se ci sta qualcosa qua. Che era? Clay, argilla. Come la raccolgo? Con la X magari. Sì, con la X. Vabbè, non si sa mai, oh. Vabbè, andiamo avanti, va. Allora, verso la foresta. Qua ci sta un edificio abbandonato, vediamo un po' che ci sta qua. Vabbè, non mi interessa chi ce l'ha messo. Va bene. Oh, capito. Ok. Quindi qua che ci sta? Uno switch. Non ci sta la cosa. Questa è una stampante. Questo è boh, una forgia. Quello che è. Vabbè, interessante. Ok. Non mi interessa nada. Poi qua ci sta il sole. Vabbè, interessante. Ora questo. Allora andiamo verso to the pond. Ok. Cioè, quindi non andrò mai. Vabbè. Allora, aspetta, avevo visto, ecco, le canne, vediamo un po' se riesco, magari mo gli faccio male a questo. Mo gli faccio male, gli faccio male. Allora, la dice che col, allora ci sta, R sono la checklist, ok, la L, ah, sono la roba, quindi package for delivery, ok, qua ci sta, read, quindi vediamo un po' se lo... Come si seleziona? Aspetta. Quindi proviamo a chiudere. Mo magari gli trancio sto coso. Scusa, perché? Gli do la magna. No. Non proviamo con quest'altri. No. Oh, e che... allora proviamo con questo. Sì, vabbè. Va bene, quindi forse devo continuare a esplorare. Vediamo un po'. Allora, qua dice che ci sta il sole, vediamo un po' se va dal sole, che mi dice. Ma? Grazie, non c'è niente, che devo fare? Oh, ma guarda, sei un genio. Allora, qua dice che ci sta il coso. Questa che cos'è? Una stampante? Quindi il mold, cioè sarebbe tipo una specie di forma, no? Di stampo, vediamo un po' qua che dice. Questo è un blaster, quindi potrei fare un blaster e se lo creo potrei fare del male a quel cosetto, a quell'octopus e andare avanti, più o meno, vediamo. Però io ci devo fare lo stampo, ok, quindi se tipo... Potrei utilizzare forse la l'argilla? Ok. Quindi così ci faccio la cosa. E va bene. Quindi me lo prendo. E sì. E andiamo indietro. Se provo a metterla qua che mi dice... Sì, ho capito. Allora, se io provo a metterci sta cosa... Perché? No, allora aspetta, no, toppato. Allora qua dice che non c'ho coso, qui che ci... Qua che mi potrebbe dire... grazie. Quindi quello ci sta. Quindi dovrei creare una cosa, no? Vabbè, allora andando a esclusione ci provo a mettere sto coso, che te devo dire, boh. Quindi adesso la... Quindi con la X no, quindi andiamo con la Y. Quindi io mo so fa questo. Ah, quindi devo metterci la cosa però. Quindi allora mo proviamo a metterci sta cosa. Allora, dato che le opzioni non sono così tante, fortunatamente, proviamo a mettere sta cosa qua, che te devo dire, boh. Vediamo un po' come dice.
Certo, vabbè. Cioè, ma ci rendiamo conto di quello che stiamo a fa'? Ci rendiamo conto! It's hardened Cioè, and sembra ready to chissà che sta a mix. fa' sto tizio, vabbè. Ok. Allora. Ok, mo mettiamo sta cosa che. Ok. Alrighty, let's see what this thing can do. Vai. Wow, wey, wey. T'ha farmato, eh? Wow. Holy chimichanga, it's a fully functional Holy blast cannon. chimichanga, senti quest'altro come parla. E mo andiamo a fare un po' di bang, bang, bang. Sopra quel coso. Vai, mo, quello là non lo so, lo distruggiamo, lo polverizziamo. Gli famo cosa stelle strisce, Kiko, Kiko. Allora, vai. Well, this shouldn't hurt too bad, but it'll definitely sting. Vabbè, dai. Beh, sì, in effetti prendesi una cosa laser non è il massimo, eh. Ti immagini mi tirava indietro sto coso? Allora, questo. Oh, uè, una tavola, vediamo un po' che è. Ma io non si sa mai. Vabbè, Good sturdy board. ma piala però, no? Ok. Dai, namo! Andiamo, allora, cross bridge. Ah, allora, aspetta. Mo ne mettiamo una, poi andiamo a cercare le altre, evidentemente. Perché se no, come le trovo? Ok. Quindi andiamo. Però dietro non mi sembra di averle viste. Allora, questa è una. Ok. It's a good Ho capito, ma la vuoi prendere però? Oh, ma guarda che assurdo, eh. Diamola a me e mo andiamo a cercare le altre, che te devo dire? Vai, dai! Allora. Ok. Sì, vabbè, io quell'altra non le trovo. Cioè, me ne manca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non mi sembra che ci fossero. Proviamo a ritornare indietro, però non mi sembra proprio. Non mi sembra proprio. Vogliamo sbroccare. Allora, qua non le vedo. Io mo provo a fare così, però. No, niente, tutto ciò. In acqua non ci sta niente. Là non ci posso manco andare. Proviamo a rientrare qua dentro. Nope. Poi vediamo qua, ritorniamo indietro, vediamo un po' che mi dice. No, qua non ci sta niente, là non posso fare niente. E dove le trovo queste cose? Dove le trovo? Dove le trovo? Prima riclicca sopra quelle cose, vediamo se mi danno indizio qualcosa. Dopo, cioè uno dice perché. Sa, allora, sapete che c'è a me i punta e clicca non mi dispiacciono, ok? Perché io ho adorato Siberia allo sfinimento. Però sto. Già il fatto che non è localizzato in italiano già un po' mi dà fastidio, ok? Perché non è un problema tanto l'inglese quanto il. Cioè, io già mi sono a impanicare perché non riesco a trovare la fine e poi magari passo pure per un rincoglionito, cosa molto probabile. Però insomma. Vediamo un po'. E vediamo qua che mi dice. It's the perfect spot for a board. Grazie, ma sei un There's nothing to furbo. use. There's nothing to. It's the perfect spot for a Ho board. capito. Regà, ma. Allora, se lui me lo fa fa così, ci sarà un motivo. Cioè, nel senso, se io It's a posso. good sturdy board. Ma se io faccio di. Ma lo. Cioè, aspetta. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. Io mo devo fare fino là con sta cosa così. No, vabbè. Quindi, no, vabbè. No, raga. Raga, so tipo il genio del male, sono il genio del male, nessuno ci sarebbe mai arrivato a sta cosa. I think I get the idea. Ok, oh, meno male me lo fai pure da solo, ti prego, meno male, ti ringrazio, ti amo, ti adoro. Ok, quindi. Ah, ok, siamo arrivati. Raga, cioè, non, se finisce così mi sento male, cioè, sono tipo troppo. Sono troppo contento. Qua non posso fare niente. The bridge, no, ci ritorno là. Proviamo con questa. Oh,
Dai. Che vi index? How was it? Vabbè, allora, non male, ma ho dovuto risolvere dei puzzle. Molto divertente, terribile, odio punto e clicca. The part of the, allora, la parte col coso è stata pretty good, remind me of my childhood. Allora, non ma... No, allora, se dico terribile perché odio punto e clicca sembra brutto. No, vabbè, ragazzi. Cioè, perché io li amo e li odio, quindi mettiamo così. Why did you play then? It doesn't matter. Come on. E chicca! Chicca! Senti, non comincia a fare la mattacchiona, Non comincia a fare la mattacchiona perché già ho risolto due puzzle e già stava a sbroccà. Ecco. Perché li giochi? Ma guarda tu, mo questa. It's complicated. Ok. Quindi finito così? Triton. Tritone, vediamo un po' che ci sta. Chi è questo mo? Miss, I have confirmation of Dex's Stardust. Excellent. Ma chi è questo? Ma chi sei? We'll place an order which will bring him here. He will come unaware of our intentions. Then I will send my envoy. Your envoy, miss? Un emissario per cosa? To arrive sometime after Dexter. How will I recognize your envoy, miss? Is he like you? No. He is a robot. Un robot? Oddio. Oh. Ta-ta. Allora muovi il coso qui. Vabbè, questi sono le voci, insomma. Quindi va bene, ci sta. Ah, quindi Dexter Stardust è stato rifatto sempre da Manca Alejandro. Pensa di. Beh, come prima cosa, cioè, io non vorrei di niente, ma non è stato difficilissimo, ok? Però, insomma, io sono un po'... Non sono in grado... Ah, questo è già il salvataggio, ok. New game. No, sì, new game. Tanto, allora, questo l'ho fatto, top. Questo, robot from the planet X. No, vabbè, diciamo, insomma, avete capito un pochino di... come dire, di che cosa tratta il gioco, giusto, no? Quindi... Dai, mi risparmiate di fare un altro pezzettino di gameplay, perché io sono negato con i punti e clicca. Io penso che i generi che non riesco a fare i miei proprio, no? Anche se mi piacciono, mi interessano, sono i punti e clicca, di cui vabbè, Siberia top, e poi gli strategici. Cioè io mi ricordo con Rayman, cosa, come si chiama? Mario Rabbids. Cioè, con quello là ci ho passato i guai perché non riuscivo ad andare avanti, non... Cioè, proprio spostarmi, roba varia, però il gioco mi piace, insieme, cioè, è bello. Però che devo fare? Cioè, il mondo è bello perché svario, quindi vediamo un pochino il gioco com'è. Allora, andiamo, vediamo le informazioni del coso. Il gioco si chiama Dexter Stardust Adventures in Outer Space, un punto e clicca d'avventura spaziale dove possiamo spaziare tra i vari episodi, ecco, adatta a tutti, perché io comunque, ragazzi, sono negato. L'unica pecca è che magari per chi non ha dimestichezza con l'inglese potrebbe essere un po' un casino capire quello che bisogna fare, però va bene, ci sta. E praticamente sono 5 episodi. Il gioco è stato sviluppato da Dexter Team ed esce il prossimo 3 marzo qui. Allora, mi stanno chiamando, però io vi auguro un buon tutto, continuate a seguirmi su social, sull'account di Gamescore, e ciao a tutti!